Allora, siamo con Silvia De Carc e ci racconta un po' la storia di Rosalba che sabato, il 31 mi sembra, vero? Il 30 sarà sotto processo rispetto a degli articoli o dei post messi da Vigilanza Democratica e dall'altro sito, no? Che era Caccia allo Sbirro, dovrebbe essere, giusto? Ecco, raccontaci un po' tutta come mai si arriva a questo processo e perché volete fare un presidio per questo riguardo, per questo processo di Rosalba. A nome del partito dei Carchi, anche di Rosalba, insomma, per l'opportunità che ci dai con questa intervista di far conoscere questa vicenda e anche la mobilitazione che si sta sviluppando intorno ad essa. Appunto, il 30 marzo a Milano si terrà la terza e probabilmente ultima udienza contro questa compagna Rosalba della redazione Vigilanza Democratica e anche militante, insomma, del partito dei Carchi. Lei è accusata di diffamazione da Vladimiro Rulli, che è un ex agente del settimo reparto mobile di Bologna. E praticamente il pretesto utilizzato, insomma, per questo processo è che Rosalba era intestataria del sito Vigilanza Democratica, su cui nel 2013 venne pubblicato un appello per lo scioglimento del settimo reparto mobile, un appello in cui venivano documentati, insomma, numerosi casi di abusi, di violenze commessi da questo reparto. Veniva denunciata anche l'impunità, insomma, di cui godono i suoi membri, e appunto veniva chiesto, insomma, lo scioglimento. Ora, Rulli ha denunciato per diffamazione Rosalba, chiamando in causa appunto questo appello. Ora, considera che Rosalba fu già processata tra il 2009 e il 2012, accusata di essere una redattrice del sito Caccia allo Sbirro, che è un altro promosso dal nuovo Partito Comunista Italiano, che chiamava appunto a rendere pubblici i nomi e i volti dei poliziotti che compiono abusi, che si infiltrano nei movimenti e in generale, insomma, chiamava a denunciare tutte le manovre sporche degli apparati repressivi, quindi a esercitare una vera e propria vigilanza democratica e popolare. Quel processo, appunto questo qui contro il sito Caccia allo Sbirro, si è concluso nel 2012 con la soluzione di Rosalba e degli altri tre imputati per insufficienza di prove, solo che evidentemente, insomma, questa soluzione non è bastata, nel senso che gli apparati dello Stato, evidentemente, anche magari legati, insomma, al settimo reparto mobile di Bologna, si sono, insomma, legati al dito con la soluzione e sono tornati alla carica denunciando Rosalba appunto in quanto responsabile intestataria del sito Vigilanza Democratica. Ci tengo a sottolineare che questo sito ha rappresentato un vero e proprio servizio ai cittadini, perché nel corso degli anni ha pubblicato numerosi materiali di denuncia contro gli abusi delle forze dell'ordine e ha portato anche avanti, insomma, una lotta per l'introduzione del numero identificativo sulle divise delle forze dell'ordine e anche per l'introduzione diciamo di una legge, insomma, seria sul reato di tortura. Quindi il processo a Rosalba, secondo noi, è una ritorsione contro quell'assoluzione ed è anche una persecuzione contro chi promuove concretamente la lotta, insomma, agli abusi e alle impunità, nel fatto un tentativo di imbavagliare, insomma, diciamo, cerca di applicare, di far valere le parti più progressiste della Costituzione, come l'articolo 21, per esempio. E su questo, sul discorso appunto lotta agli abusi, eccetera, noi stiamo raccogliendo, insomma, la solidarietà diciamo, di tanti lavoratori, studenti, insomma, le masse popolari in generale, ma abbiamo allargato il fronte anche a esponenti della società civile. Ti cito, per esempio, Enrico Zucca, che tra l'altro, insomma, è nell'occhio del ciclone anche per le dichiarazioni che ha fatto sui torturatori del G8 e a cui noi abbiamo espresso solidarietà, insomma, come partito. Enrico Zucca, che è un PM che ha seguito diversi processi per i reati di polizia nel G8 di Genova, in particolare quelli per la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto, lui è venuto a testimoniare alla seconda udienza di Rosalba, che si è svolta il 21 di febbraio, e ha dichiarato che la difficoltà
pervenire all'identificazione dei responsabili di molti di quei crimini, di quelle torture che ci sono state insomma a Genova, e il problema principale di quelle indagini è che spesso manca la collaborazione delle autorità competenti, della polizia giudiziaria, che in quel caso non hanno mai comunicato i nomi degli agenti coinvolti e neppure hanno fornito gli elenchi del personale di polizia in servizio appunto all'epoca dei fatti. Quindi diciamo che è un problema reale, insomma, quello degli abusi in divisa, dell'impunità e dell'arbitrio. Porca miseria. Quindi ecco, il processo, diciamo, in solidarietà a Rosalba è una lotta politica, insomma, che si inserisce in questo contesto. Ma questa cosa è grave, questa cosa che non si riesca nemmeno a ottenere il numero sul casco, il numero di matricola sul casco, è una cosa vergognosa. Insomma, anche nei paesi, dal Cile al Venezuela, ce l'hanno tutti, insomma. Ed è perché si devono nascondere, cosa c'hanno da nascondere, capito? Fondamentalmente devono essere riconosciuti come in tutto il mondo, insomma. È vergognoso, perché sono proprio loro che puntano al fatto di mettersi le bende, di non farsi vedere, di non farsi vedere. È proprio loro, non vogliono farsi riconoscere. E questa è una cosa veramente vergognosa, da terzo mondo proprio. Esatto, chiaramente l'impossibilità di identificare apre le porte appunto all'arbitrio e all'impunità, insomma. Quindi, sì, no, sai. Noi ai partiti, all'associazione, ai vari organismi, insomma a tutti quanti i cittadini, di esprimere solidarietà a Rosalba per chi può partecipando al processo del 30 marzo, ma anche insomma compreso di posizioni pubbliche, firmando l'appello che abbiamo messo sul sito, sulla pagina Facebook Vigilanza Democratica, dove uno può andare, insomma, reperire tutti quanti i materiali, tutti i documenti che abbiamo redatto in questi 2 mesi di campagna. Tra l'altro l'attività di Vigilanza Democratica, perché poi questo sito a un certo punto è stato chiuso, noi però vogliamo riprendere l'attività di Vigilanza Democratica, vogliamo riaprire il sito, proprio perché diciamo che questo processo, per quanto volesse affossare l'attività come si Rosalba, insomma, porta avanti questa lotta, in realtà ci sta dando l'occasione di far conoscere questo problema, di sensibilizzare e di rilanciare anche l'attività del sito stesso, su cui chiediamo anche, insomma, collaborazione, chiediamo anche chiunque volesse di contribuire. E a questo proposito abbiamo pubblicato proprio di recente un opuscolo, Copwatch 2.0, che è scaricabile dalla pagina Facebook e che riporta, insomma, tutta la vicenda di Rosalba, ma non solo, riporta anche interviste, per esempio a Lucia Uva, a Chiarelli, che è il giornalista di Mala Polizia, insomma, che si è speso molto in questi anni nella lotta appunto agli abusi in vita. E quindi, insomma, anche questa è una forma concreta di sostenere, diciamo, di sostegno a Rosalba e alla sua attività. Per cui appunto chiediamo, insomma, a tutti quanti, diciamo, a chi vuole di partecipare al presidio, di solidarizzare per come possono anche economicamente, nel senso che Vladimir Rudli ha chiesto un risarcimento di 50.000 euro a Rosalba, a conferma che la ritorsione pecuniaria è sempre più usata dagli apparati repressivi per provare, insomma, a fiaccare i movimenti, i lavoratori e chi cerca, insomma, di resistere agli effetti della crisi o chi cerca di mettere in discussione il corso delle cose. Quindi anche quello, insomma, è un aspetto. No, ma lo stanno usando parecchio, anche nelle occupazioni, durante le manifestazioni. Succede qualcosa, lo individuano, sicché, insomma, è un mezzo di repressione abbastanza torpe che va a colpire proprio le famiglie. Esatto. E niente, quindi questo, insomma, è un po' il lavoro che, diciamo, abbiamo portato avanti in questi 2 mesi di attività. Abbiamo promosso varie iniziative un po' in tutta Italia, dibattiti, insomma, iniziative pubbliche, cene di solidarietà, a
Abbiamo promosso anche una campagna fotografica con il cartello Io sto con Rosalba, io sto con chi applica la Costituzione, l'articolo 21, che è insomma un metodo, diciamo, di propaganda molto efficace, di persone che comunque ci hanno voluto mettere la faccia appunto nel sostenere l'attività di questa campagna. Buono, buono, buono. Infatti speriamo insomma che ci sia, sia consolidato un po' il presidio, che venga un po' di gente, anche se chissà se lo rimandano, insomma. Però è bene che ci sia gente a presidiare per far vedere che non è che Sì, che è che importante. c'è, è importante essere in tanti al presidio, al di là di come considero andrà, che per l'udienza del 30 si svolgerà a porte chiuse, perché l'ultima volta insomma noi non abbiamo lasciato da sola Rosalba in aula, siamo entrati per sostenerla e anche per esercitare una pressione comunque sul giudice, cioè per farle vedere che è una vicenda che per quanto la si voglia tenere sotto banco non è sotto banco, ma si sta sviluppando un'opinione pubblica su questa battaglia. E Rosalba ha letto insomma una dichiarazione spontanea in aula che è stata applaudita da noi e insomma la giudice ha risposto facendo incontrare l'aula, insomma si è buttato fuori e ha deciso molto democraticamente, tra virgolette, di tenere l'udienza del 30 a porte chiuse. Quindi sarà, a maggior ragione, dobbiamo essere tanti fuori dal Tribunale di Milano a far sentire insomma tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio a questa campagna. Certo, va bene, ti ringrazio e domani vedrai, lo postiamo. Benissimo, grazie a te e ci risentiamo prossimamente, insomma. Ci risentiamo prossimamente per vedere un po' come va questa faccenda. Va bene, grazie ancora. Grazie a te, ciao, ciao, ciao.